focus, davvero tantissimi sms, grazie. Grazie molte. Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, è stato alla Camera Ardente di Tina Anselmi, l'ex ministro, il primo ministro donna della nostra Repubblica, di Castelfranco, i cui funerali si svolgeranno domani. Vediamo il servizio della nostra redazione di Treviso. Castelfranco blindata con discrezione da questa mattina per la camera ardente di Tina Anselmi, la statista trevigiana scomparsa il 1 novembre all'età di 89 anni. Oggi in tanti si sono recati nella chiesetta di Cristo Re a lato del Duomo di Castelfranco per rendere l'ultimo saluto a questa donna che la storia italiana già ricorda come la prima quota rosa in un governo della Repubblica Italiana. Ministro del Lavoro e della Salute, come si diceva al tempo Tina Anselmi, sarà ricordata per aver istituito il Servizio Sanitario Nazionale e la tutela della gravidanza nel mondo del lavoro. Domani alle 15.30 i funerali in una Castelfranco listata a lutto e controllata palmo a palmo dalle forze dell'ordine che già oggi hanno provveduto a bonificare tutta l'area entro le mura. Il cerimoniale dovrebbe domani partecipare il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, quindi hanno un cerimoniale e delle procedure che hanno messo in atto con delle bonifiche ambientali, ma insomma nulla di particolare. Previsto il passaggio anche del Premier Renzi nella serata di oggi. Come voi potete vedere è presidiato dalle forze dell'ordine e centro storico, siamo in accordo con la Prefettura e la Questura. Non credo ci saranno particolari problemi per l'arrivo del Presidente del Consiglio. Chiusura anticipata del mercato per domani e transito vietato in centro storico per tutta la giornata fino alle 18. Questi provvedimenti presi dal sindaco che parteciperà con politici e rappresentanti della Marca e del Veneto alle esequie officiate dal Vescovo di Treviso, Monsignor Gardin. Al termine Tina Anselmi verrà tumulata nel cimitero cittadino, mentre da più parti già si chiede l'intitolazione di una strada o meglio della biblioteca comunale. Servizio di Renato Capoia. Elvira Durante, che idea si è fatta di Tina Anselmi in questi anni? Beh, no? Io l'ho conosciuta. Ah, l'ha conosciuta? Sì, eravamo quasi amiche, diciamo. Davvero? Sì, ah, sì. Perché non lo sapevo. Quando è nato il nipote Tommaso, mi pare si chiamasse, ci siamo viste, andavo alle sue riunioni. È sempre stata descritta come una donna molto semplice, no? Al di là delle questioni partitiche, destra e sinistra, sì, umanamente era una persona... No, era proprio alla mano, una persona... Molto semplice, molto semplice, modesta, educata, umile, no? Umile, molto umile, veramente. Una persona molto per bene, tra l'altro abbiamo ricordato ieri che iniziò la sua lotta politica per la libertà da partigiana quando da ragazzina, insieme ad altre compagne di classe, fu costretta a Bassano del Grappa, pensate, ad assistere all'impiccagione di 41 ragazzi, no, che furono impiccati agli alberi dell'attuale Viale dei Martiri, perché era stata una rappresaglia conseguenza di un ponte che era stato fatto saltare dai partigiani, no? Quindi fu questa cosa barbara e Tina Anselmi vide questa scena raccapricciante e da lì partì, diciamo, la sua, quella che aveva considerato sempre una missione politica, no? Sempre a disposizione degli altri. Senta, domani ci sarà tanta gente, no? Sì, a Castelfranco. Naturalmente. Sì, ci sono migliaia di persone attese e dicevo, Matteo Renzi stasera era lì a rendere omaggio a questa donna che molti hanno avuto modo di apprezzare. E che ha fatto anche le pari opportunità, il Ministero delle pari opportunità, una cosa importantissima che poi naturalmente non ha funzionato perché non ci sono più state, secondo me, le Tina Anselmi. Cioè siamo riusciti a rovinare anche quella roba là, cioè una roba grande a noi altri. E donne che va in politica è una roba grande, e fa di tutto per fare una roba buona, perché le pari opportunità è una cosa che riguardava le donne, è buonissima, importantissima. Se te domani adesso sei anche cosa che è un disastro. E queste sono le nostre donne politiche. Oggi come le vedi le donne in politica oggi, Mirella? Male, a parte qualcuna, ma ce ne sono di brave, bisogna dire la verità, ce ne sono di brave, però chissà perché, quelle brave sono sempre nel retro bottega, e davanti sono quelle meno brave. Non ho mai capito il perché di questa roba, questi che ne sono veramente tanti di brave, ma anche nei piccoli partiti, nei grandi partiti. Però che fa strada, che se diciamo le velline, arriva la velina, dico, e quasi arrivata, bene, a posto siamo. Così è. C'è un libro che è stato scritto da Sergio Rizzo, che insieme a Gian Antonio Stella ha scritto moltissimo sull'Italia della corruzione, no?
si chiama il paese dei brocchi, in sostanza dice che questo è un paese in cui i brocchi vanno avanti perché sono funzionali ai corrotti, quelli onesti, diciamo, quelli bravi, di metodo in disparte, non solo le donne, anche quelli che in politica diventano scomodi perché guastano le feste, no? Sì, ma noi donne siamo proprio una minoranza incredibile, cioè la roba da non credere. Proprio per adattare una parola di Matteo Renzi, rottamando. Allora, Sturaro, va bene, poi ci torniamo. Ovviamente volevo sentire Leopoldo Bottero su questa è una notizia importante, la Brexit potrebbe saltare, cioè l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea è stata contestata da un gruppo di cittadini che hanno fatto ricorso, hanno trovato un grimaldello, no? Un codicillo che ha permesso loro di fare ricorso all'Alta Corte dicendo ma una roba così la deve approvare il Parlamento, se no è illegittima. L'Alta Corte ha dato ragione, quindi adesso il Parlamento inglese dovrà pronunciarsi, che significa che certi progetti, certe riforme che sembrano difficilissimi, no? Possono nascere e morire molto facilmente, no? Beh, intanto diciamo lì è stato fatto un referendum che si è saputo dopo, l'hanno detto gli stessi protagonisti, inquinato da false notizie, da false previsioni, eccetera. Per cui poi alla fine molti di quelli che hanno votato per l'uscita si sono un po' pentiti. Assolutamente. Alcune regioni, no, che si chiama Regno Unito perché è stato unificato con le armi, mica con il referendum, no? C'è la Scozia, il Galles, eccetera, e la Irlanda del Nord. E questi hanno detto, vabbè, adesso è il momento che rifacciamo anche noi il referendum per l'uscita perché non ci conviene. Il problema qual è? Che da una parte questa Europa non convince molto neanche noi, no? Perché l'Europa ci convince come ideale europeo, coinè degli europei, però non, questa Europa che si occupa dei cetrioli ma non si occupa della gente, no? Non viene capita. Allora, non la buttiamo via per non buttare via il bambino con l'acqua sporca, però è da riformare. Un'Europa che pensa che sia logico fare delle sedute a Bruxelles e delle sedute a Strasburgo perché c'è un accordo tra la Francia e la Germania, e sono soldi buttati via. È come se il Parlamento italiano si riunisse una volta a Firenze, una volta a Roma, una volta a Napoli, decidete dove e riunitevi lì, insomma. Certo. È un'Europa che è in mano alla grande burocrazia, che si riunisce e stabilisce tutta una serie di cose importanti per la vita, no? E poi adesso facciamo questi accordi tipo l'accordo con l'America, attenzione perché quello è un passo della globalizzazione pesantissimo, perché l'America non è mica l'India, non ci importa mica le magliette, importa tutto il resto. Stiamo deindustrializzando il Sud Europa con gli accordi che sono stati fatti al WTO. Io ero d'accordo con i ragazzi di Seattle che facevano la dimostrazione contro la globalizzazione, perché è una cosa che va fatta con gradi e pesando bene le cose, perché non è corretto che noi importiamo le magliette dalla Cina perché costano meno. Andiamo a vedere come vivono, c'è una morale nella vita, come vivono questi operai in Cina. Importiamole, mettiamo un dazio del 400% per ripianificare la cosa. I paesi, certo. Le industrie vanno via, certo vanno via dove gli conviene, dove per esempio non c'è la legge sulla sicurezza e se uno si ammazza sono problemi suoi. Dove non ci sono limiti, per esempio per l'inquinamento, eccetera. Allora, queste cose qua vanno viste e dice benissimo, combattiamo ad armi pari, ma parifichiamole. Se uno Stato non ha i diritti, per esempio dei lavoratori, se non ha il libero sindacato, ci sia questo margine di tasse. Senta, poi le faccio le chiederò del progetto di legge 116 sul riconoscimento della nazione del Veneto. Qui parliamo di consiglio regionale, poi sentiamo Bottero, magari anche Franco, se vogliono dire qualcosa. Vediamo però sempre i problemi delle aziende, delle famiglie. Qui siamo in una fonderia nel Padovano e vediamo cosa è successo. I lavoratori hanno deciso di portare la loro lotta fuori dai cancelli della fabbrica perché dopo 3 anni di sacrifici ancora oggi non sono chiari rispetto all'attuale gestione aziendale che cosa voglia fare di questa
di questa azienda. Si dice che ci sia un possibile partner, si dice che ci siano trattative avanzate, noi sappiamo che ci sono difficoltà finanziarie e sappiamo che questa è un'azienda che ha bisogno di importanti investimenti per avere un futuro e una continuità. Da 3 anni i 100 dipendenti della fonderia Anselmi di Campo San Piero attendono delle risposte che non arrivano e la situazione peggiora di giorno in giorno. Per questo, dopo le 3 ore di sciopero dei giorni scorsi indette dai sindacati, hanno deciso di far sentire le loro ragioni manifestando in strada, bloccando il traffico sulla statale del Santo per circa un'ora. Ci sentiamo abbandonati dall'attuale proprietario dell'azienda, almeno pensiamo che sia l'attuale proprietario dell'azienda, perché sembra che le cose non siano date a buon fine come ci aveva promesso. Quando sono venuti 2 anni fa circa ci avevano fatto delle promesse certe e purtroppo adesso ci siamo autogestiti. Ci aspettiamo una risposta seria da parte dell'azienda, a breve, perché ormai i tempi siamo ridotti a lavorare anche in condizioni non proprio ottimali. La richiesta è semplice. Non c'è nessun accordo, non c'è certezza per questa azienda, vogliamo solo capire se questa azienda va avanti oppure si ferma. Cioè, vogliamo proprio una certezza dai dirigenti e da chi è il padrone che segue questa azienda. Insomma. Che si apra finalmente una seria discussione sulla prospettiva e gli investimenti per questa azienda. Mirella, ma qui è veramente un disastro. Noi continuiamo a dare notizie di scioperi, di proteste. L'altro giorno c'erano lavoratori sul tetto di un'azienda che sta per chiudere. Cioè, ma quello che è impressionante è che non è una persona, è un nucleo familiare che non avrà più il sostentamento e questo è drammatico perché come fanno ad andare a tirare avanti? Come fanno? Dove andiamo a collocarli tutte queste persone? Dove le collochiamo? Qua sono centinaia e centinaia di posti di lavoro che a fine anno salteranno. E cosa faremo? Chi è che darà le risposte? Adesso è tutto fermo perché c'è il referendum e dopo come andrà a finire? Sentire Benetazzo stamattina, come è stato scritto anche da un messaggio, certo, è far accapponare la pelle, speriamo che non sia tutto così negativo, ma se è così che fine farà l'Italia? Ma soprattutto che ne pagheranno le conseguenze? Sono i poveri italiani che hanno lavorato, che hanno sacrificato, quei poveri uomini che sono morti, che hanno fatto le guerre per migliorare il nostro paese, guardate come l'ha ridotto la corruzione, perché quello che hanno fatto è solo una parola, corruzione. Appalti, mafie, il magna, perché noi siamo stati bravi, è stata la politica indecente che ha fatto questo, perché noi abbiamo sempre pagato e lavorato, non abbiamo mai, tanti dicono, ma avete vissuto sopra le righe. Da che pulpito che viene a predica? Cioè, allora loro di tutto e di più e noi altri neanche a 2 giorni di ferie perché sennò erano sopra le righe. Ma vi state, cioè, ma vi rendete conto degli zeri che hanno queste persone, questi politici rispetto ai pensionati che hanno lavorato una vita? Ma che con che coraggio è che si ritirano questi stipendi, questi emolumenti, questi gettoni di presenza, cioè di tutto e di più? Quando abbiamo i nostri anziani che hanno lavorato e hanno messo i contributi, perciò non hanno neanche una persona decente, neanche una pensione decente, sono senza denti, senza niente. Le nostre famiglie distrutte, i negamagnai schecchi che si in banca, adesso i tassi, anche i conti correnti. Ma è sempre, e chi è che paga? Che è ricco, chi se ne può fregare manco, tanto è lì ai Caima, ai Hawaii, in Svizzera, in Svezia, a Strasburgo. Ma il piccolo e il medio l'hanno distrutto e continuano a distruggere, nessuno salva queste persone. Chi ridarà i soldi a tutte quelle persone che li hanno persi, a quelli che hanno sacrificato, lavorato, le loro liquidazioni per farsi un'anzianità decente, almeno essere curati, che porta via tutto? Chi adesso si sorti tutte queste associazioni, tutti che promette, venire da me che vede, ma cosa, Iskai non li vedrà più, non li vedrà più, mettetevelo in testa. È una roba vergognosa e quelli che li hanno sono intoccabili. Ecco, questo è il dramma.
questo è il vero dramma. Dobbiamo pur decidere di toccarli, A chi li tocca? Ti sturano? Se non li tocchiamo, fa bene sì, a farla. Ma sì, appunto. E voglio dire a chi che dovrei toccarli, bisogna dirlo. Allora, scusate, un grande abbraccio a Graziano Stacchio e a Roberto Zancan. Oggi è il primo anniversario degli eroi di Ponte di Nanto. Vi ricordo, anzi vi dico che domani sera ci saranno Roberto Zancan, Graziano Stacchio e Paolo Citran, che è il funzionario di polizia che ha scritto il libro L'inferno di Ponte di Nanto, che racconta la storia, l'assalto alla gioielleria di Zancan, la reazione di Stacchio, insomma tutto quello che accade, quindi anche parleremo ancora una volta di eccesso di legittima difesa, di quello che si sta facendo per cambiare questa legge. 35 euro al giorno per immigrato, io dico 35 euro al giorno per ogni famiglia veneta che mette al mondo un figlio, stato marcio. Donella del Monaco, come la pensa? Beh, su questo? Guarda, la penso anch'io così, perché io ho modo anche di vivere spesso a Lussemburgo e devo dire la verità che lì c'è una politica per la famiglia eccezionale. Ecco. A ogni bambino che nasce, ricca o povera che sia la famiglia, viene dato un contributo di circa 300 euro al mese. Poi man mano che il bambino cresce, questo contributo un pochino, non di molto, ma un pochino aumenta, e finché va all'università. Se il ragazzo va all'università, fa una richiesta, una documentazione ovviamente, che sta studiando eccetera, e ha una borsa di studio, un contributo da parte dello Stato, dico una cifra che vi farà venire i capelli dritti, di 7.000 euro l'anno. Per pagarsi, perché siccome a Lussemburgo non ci sono molte facoltà universitarie, quindi molti vanno a Parigi, molti vengono in Italia, ma si spostano anche, per pagarsi gli affitti degli appartamenti, insomma, per poter vivere, 7.000 euro l'anno, finché naturalmente hanno finito gli studi, hanno la possibilità solo di derogare di un anno, cioè se vanno fuori corso un anno lo Stato glielo concede e dopo basta. Io dico, non è che dobbiamo fare come loro, però santo cielo, come può una persona con lo stesso stipendio, un single per dire, e una famiglia con 4 o 5 figli? È evidente che bisogna dare un aiuto se vogliamo veramente fare una politica per la famiglia. Elvira, lei come avrebbe votato a referendum tra Repubblica e Monarchia? visto che parliamo di referendum. Elvira, ricordati di veniti schiacciati dalla crisi. È inutile che lo dica, è inutile chiederglielo, che lo sapete già. Comunque sappiamo anche che è stato imbrogliato lì, perché c'erano delle persone che andavano per le case a insegnare alle donne, che era la prima volta che votavano, e dove c'era stella, croce e corona, stella e corona, no, dicevano: voi non volete, vero, i comunisti, allora metteteci una croce sopra, che così li mandano, cioè me l'hanno raccontato le vecchiette del mio paese. Senta, ma lei adesso dopo, dopo tutti questi anni di un'Italia repubblicana, lei pensa che la monarchia avrebbe portato... Non ci sarebbe tutta questa corruzione. I primi anni non c'era, perché c'erano le persone che erano state preparate dalle persone serie. Adesso invece le persone imparano a rubare. Secondo me sarebbe un'altra vita se avessimo tenuto la monarchia. C'è chi ha teorizzato così l'aristocrazia al potere, insomma, no? Poi andavano a fare i senatori in Parlamento a spese loro, non avevano neanche il rimborso spese. Erano ricchi però. Ecco, ma vorrei chiedere all'ex senatore Paolo Franco, no? Adesso questa riforma Renzi-Boschi, si dice, dicono i sostenitori del sì, e io porto, diciamo, anche stasera le ragioni del sì, perché siamo in parte condicio, dicono, ma insomma, cosa volete di più? Volete cambiare, avete chiesto di cambiare le istituzioni, questa Repubblica, eliminiamo una volta tanto 315 senatori che prendono intorno ai 10.000 euro, facciamo cifra tonda, e venite a dirci che dei consiglieri regionali, dei sindaci, 100, non 315, non retribuiti, non abbattono i costi. Cioè questa riforma, secondo i sostenitori, li abbatte 50 milioni? Li abbatte o non li abbatte, secondo lei?
E allora le cifre che si dicono adesso sono 50 milioni, ma dicevano che erano 150 milioni anche quelle delle province, dicevo poco fa. Cioè, parlare di quello che forse sarà è meglio parlare dell'esperienza che c'è. Purtroppo lo scopo non è quello di risparmiare e a mio avviso dopo i risparmi non ci saranno, come le province hanno dimostrato. E di togliere la possibilità che i cittadini abbiano dei rappresentanti eletti direttamente, altrimenti tanto valeva eliminarlo del tutto il Senato. E come con le province, abolite le province, comanderà in provincia, comanda in provincia il prefetto, che fa un po' quello che vuole e abbiamo dei casi molto gravi e pesanti in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni con i clandestini. Dopodiché comanderà solo l'unica Camera che eleggerà il governo e voterà la fiducia al governo, che sarà eletta con una legge elettorale che darà un premio di maggioranza abnorme al partito politico che dovesse vincere le elezioni, anche col 10, 12, 15% degli elettori che vanno a votare, perché non dimentichiamoci che oggi in Italia, purtroppo, secondo me, oramai metà dei cittadini sfiduciati anche a ragione da questa situazione, o per fortuna, vedi, no, abbiamo posizioni diverse, per carità, non vanno più a votare. Questa riforma, per farla breve ovviamente, oltre al fatto che porta allo Stato un mucchio di competenze delle regioni, quindi se vogliamo affidare allo Stato chi ci tutela, sindaci, province e regioni, vedremo quello che succederà quando avrà totalmente in mano i vari ministeri italiani, le nostre sorti, chissà quello che succederà, beh, se uno vuole questo, voti pure sì. Io credo che questo sia deleterio, che non capisco come questa riforma mantenga intatta i privilegi di Sicilia, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, e se no altrimenti li dovrebbe dare altrettanto alla Regione Venete, a proposito del processo che si dovrebbe innestare anche nella nostra regione. Allora, i risparmi non ci saranno, l'unica roba certa che ci sarà è che i cittadini conteranno molto meno. Allora Sturaro, dopo la rivoluzione pacifica che lei auspica, quali sono i costi di quello che verrà dopo la rivoluzione? Io parlo di Stato efficiente. Efficiente inteso come un motore. Metti dentro un tipo di energia e te la restituisce sotto altra forma, disperdendone il meno possibile. Quello è il rendimento. Così deve essere lo Stato. Metto dentro le tasse dei contribuenti e lo Stato le restituisce in servizi ai cittadini, disperdendone per il proprio mantenimento il meno possibile. A questo punto, Stato pesante o Stato leggero, è importante che sia efficiente. Quindi pago tante tasse, servizi eccezionali, pago poche tasse, servizi scaventi, ma pago anche poche tasse. Questo è il modello di Stato. Il modello che tutela, un modello di Stato che tutela la libertà degli individui di intraprendere. Il sindacalista prima parlava per la fonderia Anselmi, parlava di investimenti, servono investimenti, ma perché non vengono fatti gli investimenti? Chiaro, chi investe viene ucciso dalle tasse, viene ucciso dalla burocrazia, e le informazioni economiche non girano. Perché i risparmiatori delle banche venete sono stati truffati? Perché le informazioni non giravano e sono state trattenute a favore degli amici degli amici. Bisogna dirle queste cose. Se siamo in rovina, il motivo c'è. Ed è tutto da ricercare in uno Stato mafia. Tutto da ricercare in uno Stato mafia. E quindi, cari amici italiani veneti, non andate a votare. Stato mafia è, Stato mafia resterà. Astenetevi che è meglio. Allora, Leopoldo Montero, PDL 116, voto o non voto, come la pensano? Allora, intanto non va a votare, non ha più diritto di parola. No, ho il diritto perché pago le tasse, io, non perché vado a votare. Scusami, no, io non ti ho interrotto. Io non ti ho interrotto, voglio dire una cosa. Sei un maleducato. Pago le tasse. Oltre che non capire niente, scusami, di come funziona la società, sei un maleducato. Allora, chi non va a votare fa gli interessi di chi c'è già su, basta. Per quanto riguarda il discorso del Senato, i numeri sono numeri. Allora,
Il Senato lo vogliono fare di persone non elette, saranno delle persone che hanno molti altri impegni. Una volta uno se faceva il sindaco non poteva fare consigliere regionale, eccetera. Adesso se uno fa il senatore deve essere il sindaco di una città importante o un consigliere regionale, e quindi non fa bene né questo né quello. Viene eletto dalla casta, perché a questo punto saranno i partiti che si mettono d'accordo, e i risparmi, io guardavo i conti del Senato, se tutto va bene, potrebbero essere di 40 milioni su 540 all'anno, se tutto va bene, che non aumentino, perché adesso c'è meno controllo, perché sa, fino a prima io leggevo il senatore e gli dicevo, caro Franco, lei come ha votato l'ultima volta, no? Adesso mi dice, io ho votato come che mi pareva a me, dirà, perché tanto ti non te me voti, no? E quindi se noi votiamo questo referendum, chi vota sì, vota per togliersi il potere di controllo anche degli eletti, come sulle province, che adesso ci sono anche delle brave persone, però non sono state elette da me. Allora, chi non vota, vota contro la democrazia, perché la democrazia è votare. Chi vota sì, vota contro la democrazia, perché fare il cambiamento per il cambiamento non vuol dire niente. Uno non è che dice non mi piace la minestra, voglio cambiarla, e ne porta un'altra. Se a me piace, la cambio, ma se mi importa una peso da quella di prima, non voglio cambiare. Cioè il cambiamento che si fa è un arretramento democratico, per il quale nel 1960 per molto meno ci sono stati i morti sulle strade per la legge truffa di Scelba, che voleva dare un premio di maggioranza a chi faceva il 50%, quello danno a chi, scusa Sturaro, parla dopo, no? Quello voleva dare a chi faceva il 50%, quello vogliono dare a chi fa il 15%, che è molto diverso. Volevo finire con un appello molto importante, perché prima era un po' depressa la Presidente, no? La Mirella, diceva come facciamo quel lavoro, ma io lo so la soluzione, forse alcuni ascoltatori se ne ricordano, senatore della Tor, che ha detto che ci sono 180.000 posti di lavoro che gli italiani non vogliono andare, aspetto sempre i 50 che mi ha promesso, le meglio l'ho data l'altra trasmissione, lei mi manda 50, io 50 posti li riempio subito, che ho ancora le mail piene come si dice, di curriculum, di amici che hanno tutte le specializzazioni del mondo, e uno è qua anche stasera, ci mandi questi, non dico 180.000, 50. Appello al senatore Mario Della Tor del Nuovo Centrodestra. Allora Mirella, hai buste, appuntamenti? Allora cari amici vicini e lontani. Allora apriamo la busta, che non voglio che dica i nomi, 20 euro, anche se li ho scritti ma ho promesso loro che non dicevo i nomi, sono arrivati in provincia. Poi un anonimo sempre, 10 euro, poi questa è arrivata sigillatissima, eccola qua, vediamo cosa c'è dentro, che io non le apro mai. €50 con biglietto, ok, c'è un bigliettino, faccio anche vedere, lo leggo a Sveglia Veneti, sapete, perché noi siamo sempre in ritardo. Questa invece è arrivata a Bassano all'Expo da parte di un volontario di Franco, che gliel'ha data il signor Antonio per la Mirella, per i veneti schiacciati dalla crisi, e dentro ci sono €50, ecco qua. Perciò ringrazio anche questa settimana, adesso tutto il malloppo per una volta finalmente permesso lo passo alla nostra tesoriera. Allora, se non che mi c'è? Vedete più, sono andata alle avanze. Ecco, ringrazio veramente tutte quante le persone che ci continuano ad aiutare e a sostenere, perché il percorso è molto impervio per noi, perché come avete sentito Elvira, anche mercoledì sono venute altri 8 nuclei familiari, parliamo di nuclei familiari, e perciò gli italiani che sono senza lavoro e che hanno bisogno di aiuti diventano sempre di più. Pensate a loro invece, pensate a questi poveri veneti, a questi poveri italiani, e grazie. Mirella, hai appuntamenti da allora annunciare? Beh, naturalmente la storia delle nonnine che avete visto, che ce la stanno mettendo proprio tutta, perciò vanno sostenute. Sabato e domenica siamo all'Expo di Bassano con Animal, perciò ci saranno serpenti, draghi, chissà che ne scampa qualche dun, che va a morsegarti, che dico mi, che non che faria mal di sicuro, e perciò potete venire a trovare la Mirella e i volontari di Veneti Scacciati dalla crisi, appunto a questa bellissima mostra che si chiama Animal a Bassano del Grappa presso l'Expo. Bene, allora grazie a tutti, 23.06 abbiamo un po'
sforato, però partiamo sempre un po' in ritardo, per cui poi in qualche modo recuperiamo. Grazie dei messaggi. Domani mattina sveglia Veneti, punto esclamativo, con Lucio Zanato e Mirella Tuzzato. Le vostre telefonate, potete telefonare, dire la vostra, fare domande, insomma ci sono ospiti, ci sono servizi, la rassegna stampa, insomma non perdetevi Sveglia Veneti dalle 8:10 alle 9:30. Poi domani sera Focus con Zancan, Stacchio, Citranna e molti politici, e quindi ci sarà un bel confronto sulla sicurezza. Grazie tante, buonanotte, arrivederci.